Gabriele, lo sai come funziona? Con due sì, passi. La cosa più bella sarebbe mettere un sì da parte sua. Per rimettermi in gioco nuovamente. Anche davanti a lei. Però penso che siete anche tre persone molto eque, quindi è giusto avere la notizia sia buona che cattiva. A me non mi interessano le tue parole. Perché mi hanno convinto i fatti. Grazie. Per me è un sì. Grazie. Ciao, Gabriele Policarpo, vengo da Anzio, provincia di Roma. Operatore di sicurezza butta fuori. Il mio soprannome è Polone, derivato da Policarpo, Gabrielone insieme a Polone. Segno zodiacale Capricorno, molto duro come segno, molto duro. Questo lo so, per il resto non so niente. Live cooking molto stressante. Io ho fatto il piatto che ho portato la prima volta alla mia compagna. Mi ha fatto prendere sì. Quindi, dai, vedere scritto Polone sul grembiule è la cosa più bella del mondo. La paura maggiore me la mette Cannavacciuolo. Lo vedo molto inquadrato e veramente mette molta paura. La passione per la cucina è nata da piccolo, a parte mi è piaciuto sempre mangiare, quindi. La nonna materna mi ha sempre insegnato il fatto del pulire il pesce, tutte queste cose qua. La nonna paterna andava per la cacciagione, per la carne. E zio faceva delle cose bellissime con poco, con veramente poco riusciva a fare dei piatti buonissimi. Ecco come è nata la passione della cucina. Il mio più grande fan, a parte mia mamma, è Martina, la mia compagna. La persona che mi ha iscritto a Masterchef, che ho portato con me al live cooking alla presenza dei giudici, e la persona che mi supporta in tutto e per tutto. Mi piacerebbe moltissimo cucinare per Jason Statham, il mio idolo a livello di film. Sarebbe un top class per me raggiungere il suo palato con la mia carbonara. Quello sarebbe una cosa bellissima, secondo me. Un mio pregio? Creo gruppo, cerco di fare squadra. Il mio difetto? Non ci fosse un domani. Per me il Masterchef rappresenta una delle più grandi occasioni della mia vita, lo startup che ho sempre voluto e cercato. Dopo Masterchef, a parte continuare l'esperienza e comunque l'istruzione a livello gastronomico, voglio aprire un ristorante. Piccolo, 30 posti a sedere. Però ogni posto deve valere tutto, voglio dare il tutto in quel piatto. Onestamente non so se sarò io a vincere Masterchef, però sicuramente non la regala a nessuno. Sono combattivo fino alla fine, non si molla mai. Sì!